mani. Sono queste mani che raccontano la storia. Una storia passo per passo, mano per mano. Le ho viste raccontare e raccontarsi, impugnare un'arma per difendere la patria, ma anche sporche del lavoro della terra per poi riposarsi al caldo del focolare. Le ho viste vincere la noia con la penna in mano, a tracciare una scrittura che l'eleganza sposava tratto per tratto. Sono le mani che ci hanno consegnato una storia da vivere e da raccontare. Quelle mani con uno schiaffo ci hanno fatto crescere e con una carezza ci hanno temprato l'anima. Sono le mani che hanno eretto i palazzi, le industrie e le nostre umili case, nelle quali un virus letale ha seminato dolore e lacrime. Sono le mani che con una stretta forte consacrano un accordo indelebile. Quelle mani le ho viste sanguinare per la fatica, ma anche stringere forte un rosario. Quelle mani grandi e rugose le ho viste stringere la piccola e indifesa mano di un bimbo. Quante mani a costruire cose dove la perfezione era una regola. Quelle mani dei nonni che un tempo hanno fatto la guerra per regalarci oggi la pace.